Perla Vatiero svela come spenderà parte del montepremi vinto al Grande Fratello. C'entra ovviamente Mirko nella decisione. Ha le idee ben chiare Perla Vatiero, a quasi 3 mesi dalla fine del Grande Fratello su Canale 5 che l'ha incoronata assoluta vincitrice. La sua presenza ha fatto parte dei palinsesti di Canale 5 per un anno intero. In questo periodo nel 2023 è stata presentata come partecipante a Temptation Island in coppia con il suo fidanzato Mirko. Sappiamo tutti com'è andata, dopo litigi a distanza, incomprensioni e un falò di confronto accesissimo, sono usciti entrambi con 2 tentatori. Il tempo, forse il destino e le varie dinamiche che si sono innescate hanno fatto sì che dopo mesi lunghissimi, entrambi come concorrenti nella casa del Grande Fratello, ne uscissero più forti di prima. Nella sua ultima intervista l'influencer ha rivelato che si pente di quella scelta, di aver messo su pubblica piazza la sua storia d'amore in un reality tanto forte come quello estivo di Canale 5. Ora per fortuna tutto si è risolto. Sono come 2 fidanzatini e vogliono viversi la relazione in pace e serenità. La Vatiero si è aperta anche circa il montepremi vinto durante il reality condotto da Alfonso Signorini, parliamo di circa 140.000 euro. Perla Vatiero sul denaro vinto al Grande Fratello, come spenderà parte dei soldi? Ha le idee ben chiare Perla. Da quando è uscita dalla casa più spiata d'Italia non si è fermata un attimo tra eventi e il suo lavoro, che è parte integrante delle sue giornate. Ha ripreso a vivere con Mirko nella loro casa storica e studia per diventare attrice, uno dei suoi tanti sogni nel cassetto. Ha spiegato come intende spendere i soldi vinti, almeno parte di essi insieme al compagno. Si tratta di un altro sogno non solo loro, ma di molte persone che sperano almeno una volta nella vita di poterci riuscire. La giovane campana ha infatti ammesso che hanno deciso di partire per i Caraibi, per un soggiorno indimenticabile che potranno aggiungere all'album dei ricordi della loro magnifica storia d'amore. Ovviamente solo una parte dei soldi verrà impiegata in questo modo. C'è la necessità di costruire e pensare in grande, come hanno sempre detto aprendosi in televisione e nei reality a cui hanno preso parte. Una decisione saggia, ma che invidia nei loro confronti. Hanno infatti scelto una meta paradisiaca, desiderata giorno e notte per la bellezza delle spiagge, le acque turchesi e la cultura locale del posto. Non ci resta che spiarli sui social per vedere tutto quello che faranno una volta arrivati, siccome non è tanto accessibile concedersi un lusso del genere.